bentrovati, oggi è venerdì con Wind City Sport Weekend, siamo quindi in diretta dalla sala Sisal Wind City di Piazza Trento 12 a Catania. Ringraziamo chi si occupa di questo splendido centro che ci ospita ogni settimana. Apriamo la puntata di oggi, siamo sempre in diretta, ve lo ricordiamo, alle 22.30 su Radio Studio Centrale, alle 22.45 su Tele One, canale 19 del Digitale Terrestre. Vi dicevo il sommario di oggi, che apriamo con il basket, con la Serie 1 maschile che sta riservando sorprese ogni settimana, soprattutto in vetta alla classifica. Ma parleremo anche di calcio, sebbene i massimi campionati italiani siano fermi, andremo a vedere un po' le classifiche, faremo il riepilogo dei principali campionati, ma parleremo anche di calciomercato, perché già ci sono stati diversi movimenti, soprattutto tra le squadre che si trovano in fondo alla classifica della Serie A. Nella seconda parte avremo un collegamento telefonico, parleremo di pallavolo e poi ci occuperemo, come al solito ogni settimana, delle multiple che riserviamo a tutti voi, questa settimana specificatamente col basket, ma abbiamo anche dei suggerimenti da parte di chi ci segue da casa. E poi abbiamo introdotto da questa puntata una novità assoluta, quella dei video più belli e più emozionanti che abbiamo preso dal web, soprattutto legati allo sport. Quest'oggi un gol che ha fatto la storia in Serie A. Chiuderemo con il calcio internazionale, con i principali campionati europei. Ma apriamo, come vi dicevo, con il basket. Andiamo a vedere subito quella che è la giornata che si giocherà questo weekend. Vi abbiamo detto, vi dicevo appunto, che ci sono stati dei cambiamenti in testa alla classifica. Intanto andiamo a vedere gli impegni con le quote dell'1x2 del massimo campionato italiano di pallacanestro. Scavolini Pesaro contro Banco di Sardegna, favorito in questo caso i Sardi con una quota di 2,27, poi Trento contro Avellino, Granarolo Bologna, pallacanestro Regina, Orlandina Basket contro Cremona, favorito qui la squadra messinese, unica rappresentante siciliana in Serie 1. Poi Varese contro CUS Torino, centrale del latte Brescia, ex capolista contro Pistoia, favorita 1,60. Brindisi contro Cantù, il big match si giocherà domenica sera alle 20.45 tra l'Armani Milano e l'Umana Venezia, in questo caso favorito Milano con una quota di 1,60, ma ci sono davvero quote interessanti con tanti match equilibrati, e dopo lo andremo a vedere con la multipla che abbiamo pensato proprio per il massimo campionato di pallacanestro. A proposito di incontri, vi dicevo della classifica, in testa adesso Avellino e Milano, coppia in vetta con 22 punti, scavalcato Brescia che per tutta la prima parte del campionato aveva guidato la classifica. Brescia insieme a Venezia 20 punti, poi Torino 18, Sassari 16, Cantù, Trentino, Bologna e Cremona a 14, un quartetto di squadre che si gioca l'accesso alla Final Eight. E poi Capodorlando 10 insieme a Reggio Emilia, Varese, Brindisi e Pistoia 8, Pesaro chiude con 6 punti, quindi una classifica un po' altalenante per Capodorlando, che ha vinto soltanto 5 partite, infatti da questo si evincono i 10 punti finora conquistati. Parliamo adesso di calcio. Vi dicevo che i campionati di Serie A, Serie B, ma anche quello di Serie C sono fermi per la sosta invernale. Da quest'anno anche la Serie A si è adeguata agli altri campionati, si è fermata per qualche settimana. Il campionato riprenderà il prossimo weekend, così come quello di Serie B e di Serie C. La classifica del massimo campionato vede il Napoli in vetta alla classifica con 51 punti, segue la Juve a 50, l'Inter ormai staccata dopo gli scivoloni dell'ultimo periodo a 42, Lazio 40, Roma 39. Nella zona Europa League Sampdoria e Atalanta a 30 punti, quartetto di squadre a 28, ovvero Udinese, Fiorentina, Torino e Milan, Bologna 24, Chievo 22, Genoa, Sassuolo 21, Cagliari 20. Nelle zone basse della classifica invece Spal e Crotone 15 punti, Verona 13, il Benevento è risalito prepotentemente nelle ultime settimane, 7 punti, era staccatissimo, addirittura nessun punto fino a qualche giornata fa per i campani, adesso nutrono qualche speranza di salvezza, sono a 8 punti di stacco dal quart'ultimo posto occupato in coabitazione da Spal e Crotone. In Serie B invece una situazione molto molto equilibrata, soprattutto in vetta. Andiamo a vedere quella che è la graduatoria. Il Palermo guida con 39 punti, Palermo neo retrocesso, quest'anno sta facendo bene. Poi segue il Frosinone al secondo posto con 37 punti, in questo momento sono le due squadre che andrebbero in Serie A. Empoli e Bari 34, Parma 33, Cremonese e Cittadella 32, Spezia 30, Venezia e Carpi 29, Pescara 28, Salernitana 26, la Cura con l'Antuono finora è servita ma fino a un certo punto, Avellino 25, Perugia 24 insieme a Novara e Virtus Entella, Brescia e Cesena 23, Foggia 22, chiudono Ternana con 21 punti, Ascoli 20 e Provercelli ultima
con 18 punti. Questo per quel che riguarda i massimi campionati di calcio. Vi dicevo anche che in questo periodo si è aperto il calciomercato, già diversi movimenti, per esempio quello dell'ultima ora è stato compiuto dall'Inter, che ha acquisito il difensore del Benfica Lisandro Lopez. Si muove sempre la formazione nerazzurra, la società nerazzurra vuole acquisire altri giocatori, si parla di Rafinha del Barcellona, ma anche di De Lofeo dello stesso Barcellona. Quindi vedremo l'Inter, che sembra la squadra che nell'ultimo periodo ha avuto un calo verticale. La Juve invece sta lavorando su Emre Can, sebbene sia un affare piuttosto difficile. Si sono mosse invece tantissimo le squadre che orbitano in fondo alla classifica, specie il Benevento, che ha anticipato tutti e si è vista già la cura dei nuovi per quel che riguarda la formazione di De Zerbi. Finora il Benevento ha acquistato Sandro, Billong e Guilherme, tre giocatori che hanno comunque dato un po' più di equilibrio alla squadra sannita. Anche la SPAL, così come il Crotone, si stanno muovendo sul mercato. Anche il Verona stesso, sebbene abbia ceduto Casares alla Lazio a titolo definitivo, ma da qui alle prossime settimane vi aggiorneremo con i movimenti di calciomercato, sia italiani ma anche esteri, perché in Inghilterra il Manchester United pressa Sanchez dell'Arsenal. Ci fermiamo qui, andiamo in pausa, torniamo dopo con la seconda parte, vediamo con l'intervista. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista. E anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Seconda parte di Win City Sport Weekend in questo venerdì 12 gennaio. Apriamo con il collegamento telefonico, come avevo anticipato, parliamo oggi di volley. Ho il piacere e do il benvenuto al presidente della Volley Catania, Natale Aiello. Ciao Natale, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie intanto della disponibilità. Oggi diamo spazio alla pallavolo nel nostro contenitore sportivo. Rappresentante massima della pallavolo a Catania, una squadra che ne ho promosse in A2, che comunque si sta ben destreggiando in questo campionato, sebbene da neopromossa viva degli alti e bassi, come è normale che sia, però finora il cammino mi sembra più che soddisfacente. È stato un cammino fatto di alti e bassi, come è giusto che sia per una neopromossa. Ci ritroviamo adesso a dover disputare l'ultima partita il 21 gennaio a Siena e capire un po' dove andremo a finire, se nella Pool B o nella Pool C. Ma devo dire che comunque non ci possiamo lamentare. Sicuramente abbiamo perso dei punti per strada, però come primo anno devo dire che è stato più che positivo. Bene, diciamo che è anche il ritorno della pallavolo che conta a Catania dopo anni di buio. Ecco, ti chiedo, a parte l'esperienza in Serie 2 per questa nuova società e questa nuova realtà, il movimento pallavolistico siciliano e catanese in particolare come sta procedendo e come sta crescendo? Beh, io credo che il movimento pallavolistico proprio catanese stia crescendo. Fatto sta che comunque nei campionati regionali, parlo del maschile, abbiamo delle realtà importanti giovanili come la Rumi, come la Gupe stessa,
quest'anno ci siamo anche inseriti noi con un bel progetto giovanile e quindi il movimento sicuramente sta crescendo. Siamo un po' indietro rispetto a tante realtà italiane, però devo dire che con il lavoro e con naturalmente il giusto tempo riusciremo quantomeno a colmare questo gap. Il traguardo e l'obiettivo per questa stagione qual è a questo punto, visto e considerato la posizione di classifica e soprattutto quello che poi sarà il prossimo futuro? Sarebbe congeniale arrivare alla Pool B, lottare diciamo per la salvezza in maniera molto più semplice rispetto alla Pool C. Sono convinto che comunque la nostra squadra, che sia Pool C o che sia Pool B, si salvi in maniera molto agevole, perché è una squadra giovane, una squadra formata da anche dei talenti indiscussi, palleggiatore Finoli, schiacciatore Bonacic, che veramente sono dei ragazzi che possono ben figurare anche in squadre di Superlega. E questo è l'obiettivo. L'obiettivo sicuro è una salvezza tranquilla e per poter programmare con serenità quella che è la prossima stagione e le stagioni future. Perché il nostro obiettivo è quello di sicuramente fare la Serie A l'anno prossimo, ma anche incrementare quello che è il settore giovanile e far migliorare il movimento pallavolistico catanese. Questo te lo auguriamo, ve lo auguriamo. E in chiusura ti chiedo com'è invece il rapporto, se ci sono dei rapporti con le altre realtà di spicco, sia catanesi che siciliani in generale, per quello che è lo sviluppo di una disciplina come la pallavolo, ma così come sono le tante altre discipline che si sviluppano a Catania. Come si muovono questi rapporti e soprattutto se c'è dialogo e se c'è apertura anche da parte delle altre discipline? Io credo che i nostri rapporti siano dei buoni rapporti, anche perché devo dire che io sono sempre aperto al dialogo. Spero possano migliorare per cercare un attimino di creare qualcosa, una sinergia totale tra queste società importanti, far sì che Catania possa, tra virgolette, primeggiare anche a livello nazionale. E noi ce la metteremo tutta sicuramente, e siamo aperti veramente a qualunque tipo di discorso con tutte le realtà catanesi. Perfetto. Natale, io ti ringrazio, vi auguro nuovamente di fare il meglio possibile per questa stagione, in bocca al lupo, ci ritroviamo presto sperando con risultati ancora più positivi da parte della tua squadra. Grazie mille a voi. A presto, ciao ciao ciao. E dunque chiudiamo il capitolo pallavolo con questo excursus per quello che è il movimento siciliano catanese in particolare. Continuiamo e riapriamo invece la finestra del basket dopo aver presentato il massimo campionato maschile. È il turno delle multiple di questa settimana, le abbiamo sempre dedicate al calcio. Quest'oggi invece vogliamo partire dal basket proprio col campionato di Serie 1 con questa multipla che andiamo a vedere insieme. Questo è il suggerimento che vi do. Partiamo con il testa a testa tra Brindisi e Cantù 1-1,67, mentre la vittoria di Avellino capolista in trasferta contro Trento a 1,85, così come la vittoria esterna di Sassari contro Pesaro 1,67, poi la vittoria facile a quanto pare di Milano contro Venezia 1,29, sempre stiamo parlando di testa a testa, Bologna contro Pallacanestro Reggiana 1,50, stessa cosa per l'Orlandina Basket, vittoria casalinga contro Cremona 1,67, anche vittoria semplice, facile per Brescia contro Pistoia a 1,29, tra l'altro è una multipla interessante con una quota di 24,90, quasi 25, quindi con 10 euro. Se ne possono vincere 250, ve lo auguriamo, in bocca al lupo, diteci la vostra e suggeriteci anche le vostre multiple che prima di chiudere andremo a leggere per quel che riguarda il calcio internazionale. A proposito di calcio internazionale, ne parleremo tra breve.
prima lanciamo la rubrica che riguarda i video dal web, i più bei video del web. Quest'oggi ci siamo concentrati su un gol che ha segnato la storia del campionato di Serie A, un gol siglato da George Weah nel 1996, era l'8 settembre, prima giornata di campionato, Milan-Verona 4-1, un cost to cost dalla sua area di rigore sino alla porta avversaria, con una davvero una marcia irresistibile andò a battere il portiere del Verona Gregori, lo stiamo vedendo nel frattempo. George Weah, che quell'anno, anzi l'anno prima, vinse il pallone d'oro, attaccante del Milan, si è tolto tante soddisfazioni e peraltro di recente, poche settimane fa, è divenuto il nuovo presidente della Liberia, sua nazione d'origine, a cui è stato sempre molto legato. Peraltro ha una particolarità e un record, ovvero è stato il primo giocatore non europeo a vincere il pallone d'oro, e quindi questo è un altro dato significativo di un giocatore elegante e tra l'altro mai fuori dal coro, che ha regalato gioia al Milan ma gioia anche a tutta l'Africa del movimento calcistico. Per questa settimana il gol di George Weah è il video del web della settimana. Abbiamo accennato al calcio internazionale prima del video che abbiamo appena visto, e apriamo nuovamente il capitolo dei massimi campionati europei. Tornano tutti in attività, partiamo dall'Inghilterra, che non si è mai fermata a dire il vero durante il periodo natalizio, poi c'è stato lo spazio dedicato all'FA Cup nell'ultima settimana. Riprende la Premier League questo weekend con queste partite: Crystal Palace, Burnley, Chelsea contro Leicester City, Newcastle, Swansea, Watford, Southampton. Nel frattempo vedete anche le quote a fianco, e poi Huddersfield Town contro West Ham, West Bromwich contro Brighton, Tottenham, Everton, Bournemouth contro Arsenal, Liverpool, Manchester City, partita tra l'altro di cartello, Manchester United contro Stoke City chiude il turno, la squadra di Mourinho impegnata in un semplice, a quanto pare, impegno casalingo contro lo Stoke. Passiamo alla Liga Spagnola. Andiamo a vedere gli impegni, soprattutto quelli delle squadre che guidano la classifica. Il Barcellona chiuderà il turno, anzi giocherà in posticipo domenica sera, ma andiamo con ordine. Girona contro Las Palmas, questi match si giocheranno tra domani e dopodomani. Il Real Madrid ospiterà il Villarreal, 1,24 la quota del Real. Eibar Atletico Madrid, Deportivo La Coruña Valencia, Levante Celta Vigo, Alaves Siviglia, Espanyol contro Athletic di Bilbao, Real Sociedad Barcellona, Betis contro Leganes, la sfida che chiuderà il lunedì sera il turno in Spagna. Peraltro il Betis viene dalla roboante vittoria 5-3 nel derby contro il Siviglia dello scorso turno in trasferta. 1-24 vittoria del Real Madrid in casa, 1-43 invece la vittoria del Barcellona in trasferta, mentre l'Atletico Madrid addirittura 1-95 sul campo dell'Eibar. Ritorna anche la Bundesliga dopo oltre tre settimane di sosta, quasi un mese di stacco per il campionato tedesco. Questo il programma: Hannover contro Magonza, Stoccarda Hertha Berlino, Eintracht Francoforte Friburgo, Augusta Amburgo, Werder Brema Hoffenheim, e poi Lipsia Schalke 04, Colonia Borussia Mönchengladbach. Chiude il turno il Borussia Dortmund, che ha anche cambiato tecnico nelle scorse settimane, contro il Wolfsburg in casa. Chiudiamo il quartetto di campionati europei con la Francia. Il programma nel campionato transalpino vede Rennes Olympique Marsiglia, Montpellier Monaco, Nizza Amiens, Caen Lille, Troyes Bordeaux, Dijon Metz, Metz ultimo in classifica del torneo francese, Saint-Étienne Tolosa. A chiudere l'Olympique Lyon ospiterà l'Angers. Il posticipo della domenica sera sarà quello tra Nantes e Paris Saint-Germain. Questo è il computo dei match che si giocheranno appunto nel weekend nei massimi campionati europei. A proposito di ciò, questa settimana ci sono arrivati due suggerimenti, uno da Gianluca e uno da Carmelo, ve li vado a leggere, sono due multiple. Questa settimana abbiamo voluto dare spazio ai vostri suggerimenti, lo faremo sempre di più, e vi invitiamo a mandarci i vostri suggerimenti proprio legati alle quote, soprattutto alle scommesse sul calcio, ma anche sugli altri sport, non per forza il calcio, e noi ve li leggeremo in diretta. Partiamo da quella di Gianluca, una multipla che ha una quota totale di 19,04, ve la leggo io, ve la elenco io, quota 19, lui ci suggerisce il gol tra Liverpool e Manchester City, quotata 1,38, l'under 3,5, un po' rischioso, di Nantes Paris Saint-Germain a 1,47, e poi l'1 del Lione contro l'Angers a 1,43,
l'1 dell'Ipsia 2-0-4 contro lo Schalke 04 alla ripresa del campionato tedesco, gol tra Deportivo La Corugna e Valencia quotato a 1,53, l'1 facile del Real Madrid contro il Villarreal a 1,27 e l'over 2,5 del Barcellona che giocherà in trasferta a San Sebastián contro la Real Sociedad. Questa è la multipla di Gianluca. Speriamo possa portarvi fortuna e speriamo che, oltre alle ai nostri suggerimenti, anche quelli vostri possano essere di buon auspicio. Altra multipla che ci ha mandato Carmelo, e questa ve la elenco sempre io, questa è una quota un po' più alta di 22, l'over 2,5 del Lione contro l'Angers, poi il 2 del Monaco a 2,15 addirittura in casa del Montpellier, il 2 del Barcellona in casa della Real Sociedad a 1,43, Chelsea, Leicester City 1 a 1,26, una quota abbastanza bassa ma che fa da contorno a questa che è una multipla abbastanza avvincente, l'1 del Newcastle contro lo Swansea a 1,89, mentre la vittoria in trasferta dell'Arsenal contro il Bournemouth a quota 1,69, come vi dicevo, per una quota totale di 22,10. Questi sono i suggerimenti che ci sono arrivati questa settimana. Ve lo ribadisco, sulla pagina ufficiale Facebook di Win City Sport Weekend potete suggerirci le multiple o tutto quello che vi passa per la testa legato al mondo delle scommesse, ma anche ai video che potremmo trovare sul web. Da questa settimana abbiamo lanciato questa nuova rubrica legata ai video più belli nel mondo del web, legati chiaramente allo sport, non per forza al calcio. Vi abbiamo proposto il gol di George Weah, uno dei gol più belli mai siglati in Serie A. Potreste essere voi invece i protagonisti dei prossimi video, grazie ai vostri suggerimenti. Noi li aspettiamo, così come quelli legati alle multiple. Nella prossima puntata vi anticipo già che apriremo una finestra più ampia sul calciomercato, l'abbiamo fatto durante la prima parte, e avremo anche una sorta di tabella con i movimenti più interessanti, più importanti delle squadre di Serie A, ma anche andremo ad aprire una finestra su quello che sono i trasferimenti in ambito internazionale. Cioè, per questa settimana noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è sempre venerdì prossimo alla stessa ora, 22:30 su Radio Studio Centrale, alle 22:45 su Tele One. Da Francesco Ricco è tutto, mi raccomando, seguiteci anche la prossima settimana.